Pare che la linea difensiva presentata a Genova domenica scorsa sia destinata ad essere cancellata nonostante il superamento di una prova difficile come quella contro la Sampdoria. Giacomazzi pertanto toglierà le vesti di centrale difensivo per reindossare quelle di centrocampista. Le defezioni di Vives, squalificato Bertolacci, infortunato, inducono De Canio a cambiare uomini in difesa e a centrocampo. Davanti a Rosati rientrerà Gustavo. Il brasiliano ha smaltito completamente lo stato febbrile che lo ha costretto a saltare la trasferta genovese e sarà sicuramente sulla linea difensiva, che sarà composta da Tomovic, Gustavo appunto e Fabiano. Salterà anche la partita col Cagliari Stefano Ferrario, che gradualmente sottoporrà la propria caviglia sinistra a diverse sollecitazioni, ma non dovrebbero garantire un suo pieno recupero per domenica prossima. Tuttavia sarà ancora 3-4-2-1 con Munari e Mesba incaricati di allungare la barriera difensiva durante le offensive del Cagliari. Variabili che non dovrebbero destabilizzare un assetto ormai consolidato, soprattutto in termini di affiatamento tra compagni di squadra, ma anche di un'organizzazione tattica che segue un suo cliché sviluppato da attaccanti e centrocampisti chiamati a sostenere la fase difensiva. In tutto ciò ha acquisito maggiore serenità Antonio Rosati, il portiere più battuto di Serie A con 53 gol, ma sul quale lo staff tecnico e il suo responsabile Luigi De Canio ha puntato senza remore. La conferma dall'allenatore dei portieri Fabrizio Lorieri, ospite di Lecce Channel. Antonio, secondo me, è uno dei portieri in questo momento che, a parte che si è messo all'attenzione, voglio dire, generale quest'anno, però ogni tanto mi soffermo a pensare ai portieri delle altre squadre, anche delle squadre magari un po' più blasonate della nostra. Esatto. E io tante volte dico, Antonio, non lo cambierei con questo, certo, o non lo cambierei con altro, se non parliamo dei mostri sacri come Buffon o quelli. Io vedo che ci sono, e questo non è per sminuire, o per, però vedo Sirigu, Viviano, che sono nel giro della nazionale, io... allenando Antonio, se vedi domenica quello che ha fatto Viviano, allora, sì, non bisogna soltanto guardare le singole domeniche, esatto. Io guardo nel complesso, guardo i miglioramenti che sta facendo. Secondo me Antonio ci ha invidiato da tante società, questo è un mio pensiero, e me ne accorgo da quelli che mi vengono a chiedere di lui, perché anche quando vado la domenica ci incontriamo, non c'è un preparatore dei portieri o qualcuno che non mi chieda come va, come non va, no, cioè, che non mi chieda e mi esterna quelle che sono poi le impressioni che vedono da fuori. Nei momenti più delicati Rosati ha avuto in Lorieri un arcigno difensore. Il portiere ha bisogno di una grandissima forza mentale, ha bisogno di essere stimolato al momento opportuno, di essere anche punzecchiato nei momenti, io credo molto in questo. Antonio ha delle grandi qualità sue, che sono qualità che ha lui, che ha portato avanti e ha migliorato col tempo. Beh, ha 27 anni e quindi è in un'età dove, perfetta, diciamo, giusta, no? Dove può, dove sta in questo momento cercando di affinare un po' tutte quelle che sono le sue qualità. Grande merito va anche a Fabrizio Lorieri, se tra Rosati e Benassi non si è creato un dualismo minaccioso che poteva minare la serenità dello spogliatoio. Qualcosa di simile è accaduto a Torino tra Buffon e Storari. Sì, Benassi ha fatto una partita in Coppa Italia, sì, con l'Udinese, fra l'altro andò molto bene. Sì. È un portiere, ha fatto sempre la Serie C, quindi a livello di importante, diciamo, non sì, ancora sì. È un po' penalizzato dall'altezza, probabilmente per quello, però è un molto reattivo, è sì, molto reattivo ed esplosivo, quindi riesce a sopperire all'altezza proprio con questa agilità che ha lui fra i pali. In questo momento qua abbiamo due portieri che danno massimo affidamento, ecco, quindi siamo in Serie A, quindi la Serie A chiaramente è un campionato totalmente diverso dalla Serie B. Rosati è destinato ad essere sempre il numero uno in squadre di bassa classifica come in Lecce, ma circola già qualche voce di una partenza del portiere giallorosso verso squadre di fascia superiore. I ben informati parlano invece di un interesse del Lecce per Concetti, classe 78 in questa stagione al Crotone, e di Frison, classe 88 a gennaio dal Vicenza al Frosinone.